Siamo al Palauditore di Palermo, dove la Maddalena Vision ha appena battuto la Dario News in casa all'esordio. Mister, è arrivata una grande vittoria dopo un inizio in salita. Qual è stata la svolta del match? Io avevo avvisato le ragazze che nella situazione dove si trovavano potevano fare un partitone incredibile per far ricredere tutto quello che è successo oppure mollare. Purtroppo ci hanno messo in difficoltà fin dall'inizio. La svolta della partita è stato il cuore nostro, che comunque anche nelle giornate più difficoltose come oggi non lo risparmiamo mai. Poi forse una scelta tattica, quello di riuscire a fare falli fin da subito sulle rimesse per portarle a fare i tiri liberi, cosa che ci ha premiato un po' di fortuna, perché avevano fatto 0-2, noi abbiamo preso il rimbalzo e siamo andati a segnare il punto del sorpasso. Dopo questa vittoria questa squadra ha dimostrato di avere carattere e qualità. Alla luce di questo successo, dove può arrivare questa squadra? Quali sono gli obiettivi della stagione? Ma gli obiettivi sono comunque quelli di fare un buon campionato, come ormai da 3 anni a questa parte riusciamo a fare, continuare a far crescere le nostre giovani che quest'anno hanno molto più spazio, e poi l'obiettivo chiaramente sarebbe quello di riuscire ad entrare a far parte del campionato di sviluppo del prossimo anno, perché ritengo che comunque Reggio Calabria, la squadra che affronteremo domenica prossima, è decisamente al di fuori dalle portate di tutti. Questo sulla carta. Poi sul campo vedremo domenica prossima. Allora, cosa è successo? Un inizio in salita, poi nell'ultimo periodo vi siete scatenati. Che cosa è successo? Sicuramente già ci aspettavamo una difesa a zona. In questi campionati le difese a zona mettono in seria difficoltà. Hanno ottime giocatrici, hanno 2 giocatrici molto forti, ma alla fine non potevamo perdere in casa con il nostro pubblico, ci siamo prese la nostra rivincita. Con questo successo avete dimostrato di avere qualità ma anche grinta e cuore, quindi quali sono gli obiettivi stagionali? Sicuramente vincere il campionato, arrivare tra le prime, anche perché quest'anno non è come l'anno scorso, un campionato un po' più semplice, squadre un po' più equilibrate, e quindi possiamo farcela, possiamo arrivare prime. La prossima partita è con il Reggio, che è una corazzata, sperate di farcela? Sarà dura, però l'abbiamo in casa, questo potrebbe essere un punto a nostro favore, però anche il Reggio difende a zona, noi la zona un po' mette in crisi, però ci impegneremo anche contro il Reggio. Ok, grazie.